Il progetto di tornare nella pallacanestro da parte dell'ex presidente del Teramo Basket Carlo Antonetti subisce una pausa ma non un arresto definitivo. È il messaggio lanciato ieri dallo stesso Antonetti che per l'occasione cita una frase di Confucio: l'impazienza può rovinare un grande progetto. Impressa anche nel backdrop della conferenza e in riferimento alla creazione del consorzio Amare Teramo insieme per fare impresa ed emozionare con il basket. Consorzio che non ha raggiunto un numero sufficiente di imprese da aggregare entro la fine di questo mese che potesse consentire l'acquisizione di un club di Serie B. Ma questi giorni non vanno buttati via, secondo quanto riferito dallo stesso Antonetti. E se la Teramo Basket 1960, papabile obiettivo, ora potrebbe essere acquisita dalla Teramo Spicchi, Antonetti si concentra sui contatti che comunque sono stati allacciati e che serviranno in futuro per far compiere, assieme ad altre adesioni, un salto di qualità al progetto del consorzio, solo rimandato. L'impegno era quello di assicurare niente salti nel buio, ma un percorso professionale dove si sapeva bene cosa si faceva e come si potevano affrontare tutti i problemi che inevitabilmente ci sono. Ho preferito a questo punto continuare a lavorare durante questo anno per far sì che ci possa essere sì un consorzio così come lo intendo e come può essere utile anche per fare un progetto ambizioso e forse è sicuramente più ambizioso da un punto di vista sportivo. Quindi è un primo passo che non è riuscito a concretizzarsi, ma è l'inizio di un percorso, perché i progetti grandi sono difficili. Questo secondo me è un grande progetto che vuole stimolare questa città, che già ha dato comunque, mi sembra, dei segnali importanti di flash, di lampo, di iniziativa. E quindi questo è il solco entro il quale fare il percorso decisivo e definitivo nel corso del prossimo anno.